Il difensore dell'impresa Nifra, l'avvocato Cecanese, interviene con alcune precisazioni dopo il crollo nella chiesa di Pietracatella, nel quale ha perso la vita un operaio, feriti altri due. Operazione della polizia di Campobasso, scoperto un giro di prostituzione in un centro massaggi in un appartamento del capoluogo, denunciati tre cinesi. L'Ordine degli architetti della provincia di Campobasso elabora un documento sulla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche con riguardo all'edilizia scolastica. Scoperta oggi ad Agnone, la campana di Expo 2015, fusa dalla fonderia Marinelli, sarà consegnata a Milano il prossimo 26 settembre. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Dopo il clamore mediatico sull'ultimo tragico evento di Pietracatella con la morte di un lavoratore e il ferimento di altri due, il legale della titolare impresa Nifra, l'avvocato Gianfederico Cecanese, interviene con alcune precisazioni rilasciando un'intervista alla nostra emittente. Sentiamo. In vero succede quasi sempre così, dopo ogni tragico evento che riguarda una morte sul lavoro si fa più o meno a gara nella corsa dell'espressione del cordoglio, usando parole che rinnovano l'esigenza di controlli più puntuali e più adeguati. In realtà spesso e volentieri le frasi di circostanza vengono dimenticate soltanto qualche giorno dopo i funerali, rimandando la cosa ad altro tragico evento. In questo c'è però qualcosa di scorretto, infatti subito si condannano le imprese, mediaticamente, ma anche gli uomini delle istituzioni non sono da meno, spesso senza conoscere i fatti reali e concreti, senza sapere se sono state rispettate le norme di sicurezza, se sono stati messi a disposizione dei lavoratori giusti presidi, se sono stati fatti i controlli. A volte l'emotività dell'evento ci porta ad additare colpevoli e condannarli così, senza conoscenza dei fatti, senza indagini, perfino senza processi. Intanto abbiamo voluto, su tali riflessioni e sui fatti accaduti, ascoltare Gianfederico Cecanese, il legale di Concetto Abiuso, titolare della Nifra, l'impresa nel cui cantiere è avvenuto il tragico evento di Pietracatella, dove è morto Giuseppe Marino e si sono feriti altri due lavoratori. Per quanto riguarda il cantiere oggetto di indagine, posso dire che le carte sono in regola, i lavoratori hanno sempre lavorato in sicurezza, abbiamo documentazione da cui risulta questa circostanza e tra l'altro ad un controllo fatto dagli ispettori del lavoro circa 6-7 mesi fa non è risultata nessuna anomalia e quindi nessuna violazione di legge. Il problema adesso è capire che tipo di comportamento è stato posto in essere, perché a quanto mi risulta sono state date tutte le direttive per come lavorare in quota. Ed infatti, a dimostrazione di ciò, abbiamo anche certificati da cui risulta che tutti gli operai della ditta Nifra hanno ottenuto un attestato per quanto riguarda i lavori in quota e applicazione dei dispositivi di sicurezza. Quindi non solo erano state fornite le direttive, ma erano stati anche dati tutti i dispositivi di sicurezza, casco e imbragature di sicurezza, tant'è che le fotografie scattate dagli ispettori del lavoro sul luogo dimostrano questa circostanza. Comunque anche le morti hanno un peso diverso, soltanto qualche giorno prima un'altra tragedia, quella di Macchia Valfortore, un altro morto, rumeno, per lui nessun clamore istituzionale, chissà poi perché. Messaggio di cordoglio dell'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini, assicura tutta l'attenzione e la vicinanza alle famiglie gravemente colpite dagli accadimenti di Pietracatella ed aggiunge alcune importanti parole. Nella stima e vicinanza all'impresa che sta lavorando esprime fattiva collaborazione con la magistratura per giungere con chiarezza a cogliere le cause precise di un così grave e imprevedibile crollo strutturale. Prostituzione in un centro di massaggi thailandesi e in un appartamento di Campobasso, denunciate dalla polizia tre persone di nazionalità cinese.
sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ne dovranno rispondere 3 cittadini stranieri denunciati dalla polizia di Campobasso. Per giorni gli uomini della sezione antiprostituzione della squadra mobile hanno tenuto sotto stretta osservazione un locale commerciale di un'abitazione del capoluogo, appurando che al loro interno alcune donne si vendevano, ricevendo uomini di varietà ed estrazione sociale. Nel mirino degli agenti il centro massaggi thailandesi di via Gazzani, una vera e propria casa di appuntamenti con l'offerta di servizi a partire da 30 euro, che allettavano a tal punto i clienti tanto da farli giungere anche da fuori provincia. Oggetto di controllo poi un appartamento sempre del centro, al suo interno scoperta una cinese irregolare, ingaggiata per le prestazioni sessuali con i clienti da un uomo e da una donna suoi connazionali che di fatto gestivano la casa. Nella circostanza identificata e denunciata la maîtresse, rinvenuti e sequestrati circa 5.000 euro in contanti, provento dell'attività, numerosi contraccettivi e un foglio con un testo in italiano sul quale erano presentate le varie opzioni sessuali da proporre ai clienti. Il questore di Isernia, Uono, ha emesso 2 provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di 2 italiani con precedenti per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Non potranno far ritorno nei comuni pentri in cui sono stati controllati per 3 anni. Denunciato per truffa invece un 38enne del nord Italia, ha messo in vendita alcuni ricambi per auto su un noto sito di e-commerce e dopo aver ricevuto il denaro dall'acquirente si è reso irreperibile. Oltre 3,5 kg di hashish, cocaina e marijuana, 25 denunce, 5 arresti in flagranza di reato e il bilancio delle operazioni antidroga effettuate nei mesi scorsi dalla Guardia di Finanza di Campobasso, determinante l'impiego delle unità cinofile e della componente specialistica del gruppo operativo antidroga del GICO, nonché delle articolazioni territoriali tra i presidi della provincia. Da una parte dipendenti non pagati, dall'altra l'emergenza idrica in corso nelle ultime settimane. Negativo il quadro interno al consorzio di bonifica di Vasto. Occorrono soluzioni immediate, le campagne del litorale sono assetate. Sono in sciopero i 26 dipendenti del consorzio di bonifica sud di Vasto. Lamentano una situazione al limite della sopportazione. Da 7 mesi non percepiscono stipendi. Il consorzio, commissariato dal novembre 2014 dalla regione Abruzzo, versa in una situazione di assoluta ingovernabilità, con campagna a secco, servizi pagati ma non resi. Gli agricoltori a metà agosto si troveranno senza neanche le riserve idriche sbloccate, con provvedimento d'urgenza della regione. Per concludere un quadro che sembra un vero e proprio naufragio. E intanto il consorzio di bonifica deve dare conto alle richieste provenienti dal Molise sulla gestione compartecipata della diga di Chiauci. L'intesa sottoscritta prevedeva che la ripartizione delle acque fluviali del Trigno da derivare a regime fosse effettuata al 50% tra Molise e Abruzzo e che la ripartizione idrica e la gestione delle opere fosse sotto la gestione del consorzio di Vasto. Ma dal periodo primaverile sono purtroppo continue le interruzioni del servizio di distribuzione idrica della diga di Chiauci per gli usi agricoli, che hanno già prodotto notevoli danni ai raccolti ortofrutticoli di stagione. L'emergenza acqua nelle campagne del litorale adriatico delle 2 regioni non può più attendere. Al capezzale sono chiamati i governatori di Molise e Abruzzo, Frattura e D'Alfonso, per dare risposte soddisfacenti per tutti. E a Roma l'incontro tra il governatore Frattura, l'assessore Nanni e il ministro Del Rio per la riprogrammazione dei 171 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 collegati al primo lotto dell'autostrada Termoli-San Vittore. Al vaglio il sistema complessivo della viabilità molisana ferro, gomma e acqua, convenuto sulla necessità di individuare le opere infrastrutturali di assoluta priorità per il territorio, dunque immediatamente cantierabili al fine di rendere servizi di qualità che i cittadini molisani attendono da tempo. L'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso ha elaborato un documento nel quale si occupa delle modalità di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, in particolar modo di quelle che rientrano nel campo dell'edilizia scolastica.
hanno chiamato gli organi di informazione, gli architetti della provincia di Campobasso, delegando il presidente del loro ordine professionale a presentare le linee d'azione presenti in un documento da loro elaborato, nel quale aprono un primo dibattito sulla qualità delle opere pubbliche del capoluogo di regione, in particolare riferimento al comparto dell'edilizia scolastica. Il riferimento centrale è per due scuole in corso di costruzione, in via Crispi e in via Sant'Antonio dei Lazzari, edifici a norme strutturali sicuramente corrette, ma che mostrano numerose altre criticità, da quelle culturali, degli spazi didattici a quelle energetiche e del rispetto dell'ambiente. Ne abbiamo parlato con Guido Puchetti, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso. È un documento propedeutico, è un documento quello che abbiamo presentato oggi, che dà una serie di indicazioni in termini di rispetto e di perseguimento della qualità dell'opera pubblica e quindi non più contenitori che si tramutano poi solo in eccessivi costi di gestione pur dando il servizio per i quali vengono realizzati, però sarebbe opportuno che la gestione e la realizzazione di un'opera pubblica tenga conto di quella che sono le circostanze del momento, di quello che il mondo della cultura chiede, ma soprattutto quello che le nuove generazioni hanno bisogno che venga realizzato, cioè delle basi che siano solide per la costruzione di un futuro che sia all'insegna di quelli che sono i canoni e i parametri di una corretta gestione della spesa pubblica. Naturalmente la costruzione in atto delle due scuole non inficia la possibilità di rimuovere alcune criticità, sempre che gli enti di competenza, in primis la Regione e il Comune, siano ispirati dalla concreta volontà ad innovare gli edifici, rendendoli moderni e sicuramente più funzionali ed efficienti. Libera Molise ribadisce la sua contrarietà alla realizzazione di ulteriori parchi eolici che andrebbero solo ulteriormente a deturpare il territorio molisano. L'appello ai componenti della conferenza di servizio che dovrebbe approvare due nuove installazioni, una nei comuni di San Biase e Sant'Angelo Limosano e l'altra nel comune di Limosano, ad esprimersi negativamente. Libera Molise auspica uguale sensibilità da parte della politica regionale nel bloccare tutte le richieste di autorizzazioni pendenti. Tante le critiche a Campobasso per la mancanza di manifestazioni culturali adeguate in questo periodo estivo. Un cartellone di eventi molto pubblicizzato che mostra la povertà di iniziative davvero in grado di coinvolgere e di accompagnare le serate delle tante persone che hanno deciso di restare in città. La scusa potrebbe essere il caldo che non permette di mettere in campo le iniziative culturali cittadine. Scusa che non regge perché a Campobasso, a differenza di altri centri del Molise, si contraddistingue ancora una volta per l'assenza assoluta di manifestazioni che possano attrarre quelli che non sono partiti per le ferie. Questa è la chiusa ad alcune considerazioni che abbiamo sentito fare dalla gente, che non si accontenta del cartellone proposto dal comune capoluogo o delle iniziative che caratterizzano il parco San Giovanni e Villa De Capua o il centro storico spesso ostaggio di movide che disturbano i campobassani che invece vorrebbero più dinamismo culturale e meno confusione favorita dai cocktail spesso a base di alcol. Considerazioni che condannano senza appello alcuno chi durante i periodi invernali si dà da fare e fa sì che il capoluogo di regione sia fucina di cultura a 360 gradi e di estate forse per mancanza sia di mezzi che di idee si abbandona tra le braccia di Morfeo in attesa del risveglio autunnale. Senza voler essere cattivi, vorremmo capire il perché di questo torpore culturale estivo a scapito di chi rimane in città, la quale, specialmente la sera, offre solo ed esclusivamente lo struscio, ossia il passeggio lungo Corso Vittorio Emanuele, sport caro a chi preferisce non abbandonare Campobasso e tuffarsi o nel caos della costa, dove i lidi e le poche discoteche accolgono i villeggianti che si agitano sconnessamente a suon di ritmi caraibici o fare il tour a mo' di zingarate, come gli interpreti del film Amici miei, nei paesi limitrovi che si animano specialmente in estate. Invece Campobasso chiude per riaprire i battenti agli inizi di settembre, quando una volta tornati in città si sentono i racconti delle manifestazioni che caratterizzano i centri delle regioni vicinori, ma soprattutto si spera sempre in uno scossone per la prossima estate campobassana, la quale
quale non offre neanche più la freschezza delle acque che scorgono dalle fontanelle cittadine, un tempo ristoro e conforto per chi considerava la parola vacanza un sogno che prima o poi si sarebbe realizzato. Il magnifico rettore dell'Ateneo Molisano, Gian Maria Palmieri, ed il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, sottoscrivono una convenzione per un tirocinio di formazione ed orientamento per gli studenti universitari nelle strutture comunali. Dopo la tutela degli alberi monumentali, un'altra convenzione unisce l'Università degli Studi del Molise al Comune di Campobasso. L'ultimo atto è una convenzione specifica che prevede un tirocinio di formazione ed orientamento per 28 studenti universitari. Siamo molto impegnati a offrire ai nostri giovani, ai nostri studenti, delle occasioni di inserimento nel mondo del lavoro presso questo territorio, e la collaborazione col Comune di Campobasso è un tassello fondamentale perché aggiunge un'occasione formativa di indiscutibile valore per i giovani di questo territorio. Sono state recentemente pubblicate le classifiche delle università italiane sul Sole 24 Ore, siamo ottavi in Italia proprio in relazione alle attività di tirocinio, e quindi per gli studenti di scienze politiche o comunque gli studenti che vogliono sviluppare delle capacità lavorative nell'ambito della pubblica amministrazione, questo periodo di formazione presso il Comune di Campobasso è veramente molto prezioso, e quindi ringrazio il sindaco di aver voluto aprire le porte del Comune ai giovani campobassani e molisani. Beh, secondo dei programmi che ovviamente sono legati all'attività formativa predisposta dalla Università del Molise, con i nostri uffici che nell'ambito del lavoro quotidiano che svolgeranno non subiranno modifiche, quindi i parametri, l'organizzazione del Comune non subirà modificazioni rispetto a questa esigenza, perché è una immersione nella vita quotidiana dell'amministrazione. Ecco, rispetto alla nostra organizzazione ci sarà una interazione e ci sarà una decisa immersione in quelle che sono le pratiche amministrative, con le quali spesso è difficile confrontarsi o è difficile comunque approcciare. Domani sera alle 21.30 al Comune di Tufara, riunione pubblica con gli olivicoltori del posto per la costituzione di un consorzio cooperativo volto alla valorizzazione dell'extravergine di oliva e dei prodotti locali della Valle del Fortore. La figura professionale ed umana di Francesco Casale è ricordata ancora una volta dall'associazione a lui intitolata nell'ambito dell'appuntamento Da Mani Pulite a Mafia Capitale. Pasquale Bartolomeo, vicepresidente dell'associazione, è stato un atto di amore, però sta diventando man mano sempre più interessante, quindi complimenti per questo, ma un pensiero, un ricordo di Francesco. L'associazione è nata certamente per ricordare il mio amico e mio collega Francesco Casale, è stato, diciamo, secondo noi un atto dovuto. Simultaneamente quasi alla sua morte, ormai 2 anni or sono, abbiamo deciso di fare qualcosa per ricordarne la sua figura, prima di tutto professionale, ma ovviamente anche umana. Noi riteniamo che l'associazione Casale abbia una duplice funzione: oltre quella di ricordare la figura del collega, come appena detto, anche quella di aggregare, di fare cultura e di fare attualità in un territorio purtroppo povero come la provincia di Isernia e come il Molise tutto. Per omaggiare Francesco Casale, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino. I giornalisti sono bravissimi a parlare male l'uno dell'altro, ogni tanto però capita che ci siano persone tra di noi che per il loro comportamento, il loro impegno professionale, la loro disponibilità nei confronti dei colleghi, magari quelli meno, in particolare nei confronti di quelli meno esperti, lasciano un segno. Io non ho avuto modo di conoscerlo Francesco, però l'affetto che lo circonda da parte è rimasto nel cuore di così tanti colleghi. Questo mi porta a pensare che si trattasse di una brava persona ancor prima che di un bravo professionista. Si parla di Mani Pulite e anche il dopo, nulla è cambiato? Rispetto al Mani Pulite credo che le cose siano peggiorate. Uno dei
principali imputati della prima Mani Pulite mi diceva che l'unica variazione che c'è stata è che è aumentata la percentuale delle tangenti, perché è aumentato il rischio. Io spero che non sia così, ma a leggere le cronache che anche in questi giorni vediamo sui giornali, ho come l'impressione che la situazione sia peggiorata. La cosa brutta, della quale noi non ci rendiamo conto, dico noi cittadini, non noi giornalisti, è che ogni euro sottratto per ruberia ad un investimento è un euro sottratto alla collettività, che deve fare fronte a queste ruberie con delle ulteriori risorse che potrebbero essere impiegate per creare opportunità di lavoro e di occupazione. Ecco perché dico, questa non può essere una battaglia di un gruppo di magistrati, di un gruppo di inquirenti, ma quella della moralità deve essere sentita come una esigenza da parte di ogni singolo cittadino. Oggi ad Agnone la scopertura della campana di Expo 2015, fusa lo scorso 20 luglio dalla fonderia Marinelli, sarà consegnata alla città di Milano il prossimo 26 settembre, né il giorno del fuoco. L'inno nazionale, la benedizione del vicario della diocesi di Trivento, Don Mimì Fazioli, hanno dato oggi il via ad Agnone alla cerimonia che porterà la nuova campana di bronzo della fonderia Marinelli dal peso di 850 kg a Milano il 26 settembre sulla Darsena del Naviglio. A sostegno del progetto turistico e promozionale nato un anno fa, le istituzioni regionali, simbolo dell'artigianato millenario della cittadina in Alto Molise. Nella campana sono stilizzati gli stemmi dei comuni di Milano e Agnone, la Regione Molise, Landocciata e San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d'Italia. Maurizio Cacciavillani, Agnone lega ancora una volta il suo nome in ambito nazionale. Stiamo parlando dell'Expo a Milano, un'occasione però anche per l'intera Regione Molise. Sì, è stato sicuramente un'occasione unica. L'Italia che sta al centro del mondo per l'esposizione universale, chiaramente il territorio come il territorio molisano doveva assolutamente attivarsi per partecipare a questo grande evento. Lo abbiamo fatto in diversi modi, sicuramente questa idea del fuorisalone, il giorno del fuoco che faremo a Milano sulla Darsena del Naviglio, potrà essere un momento veramente storico per la nostra regione, per il nostro territorio, perché è chiaro che un evento come la presentazione della campana, come l'andocciata, elementi diciamo distintivi non solo del territorio molisano ma anche del territorio italiano se vogliamo, quindi possono fare in un'occasione in un evento mondiale come l'Expo la differenza per la promozione del territorio. Promozione del territorio che significa per la regione che cosa in questo momento? Promozione del territorio significa farci conoscere, far conoscere le nostre tradizioni, ma preparare anche dei pacchetti e organizzarsi per far venire poi le persone sul nostro territorio e quindi aumentare quello che è un po' l'offerta turistica e sicuramente pensare al turismo non solo come un settore residuale ma come un settore trainante per la nostra economia. Quindi l'Expo e il giorno del fuoco, questo grande evento non dovrà essere un'autocelebrazione dell'andocciata o della campana di Agnone, ma dovrà essere un motivo per promuovere il territorio, per far conoscere le nostre tradizioni, per fare in modo che poi le persone vengano qui in Molise, vengano ad assaggiare i nostri prodotti tipici, la nostra cucina e chiaramente anche con l'idea di sviluppare i prodotti agroalimentari da esportare in tutto il mondo. Prosegue al Castello Pignatelli di Monteroduni da questa sera fino al 1 agosto l'edizione numero 25 dell'Edilang Jazz Festival. Alla Scalinata del Folklore di Termoli, l'ultima serata musicale intitolata Quando Termoli cantava. Domani pomeriggio nella vicina Petacciato, un laboratorio alla scoperta dello yoga. Prima serata d'oratino del Festival della canzone d'autore Ugo Calise 2015, tocca alle scuole jazz del Conservatorio Operosi di Campobasso, dirette da Enzo Nini, esibirsi omaggiando Ugo Calise. Calise, il cantautore italiano che ha avuto un legame fortissimo con Oratino, dove ha passato gli anni dell'infanzia e della gioventù. E passiamo ora alle previsioni del tempo.
Sole e caldo afoso oggi sul Molise, ventilazione sud-occidentale, calmo l'Adriatico centrale, dalla sera cielo stellato sulla regione. Le temperature odierne sono comprese tra i 22 gradi di Campobasso fino alla massima di 33 a Termoli. Domattina nuvolosità in arrivo sulle due regioni, valori climatici in leggera flessione, i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali. Sarà Jelsi ad ospitare domani la seconda tappa del torneo regionale itinerante di calcio balilla promosso dalla Treviso Nobiliardi. Due le manifestazioni in programma, la prima rivolta agli under 15, la seconda per gli adulti. La prima tappa del torneo ha avuto luogo venerdì scorso a San Giuliano del Sannio e si avvicina il trofeo ciclistico Città di Oratino, previsto domenica 2 agosto nel circuito del paese alle porte del capoluogo. Circa 100 gli iscritti alla prova che partirà alle 15 da Piazza Giordano, 66 chilometri da percorrere in questa 36esima edizione. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.